Probabilmente era arrivato in estate come uno dei colpi più sottovalutati del calciomercato estivo della Roma. In mezzo a gente come Dybala, Wijnaldum e compagnia bella, Nemanja Matic sembrava il classico giocatore a fine carriera destinato comunque a fare minuti e acquistato solamente perché il cocco di Mourinho, avendolo avuto comunque come giocatore con la maglia del Chelsea e del Manchester United. Quindi per il terzo anno comunque Matic si ritrova ad essere allenato dal tecnico portoghese. Io stesso quando era arrivato avevo delle oneste aspettative su di lui, non lo ritenevo il fulcro o il perno del centrocampo, ma comunque un giocatore che potesse dare una mano, anche perché comunque in Premier League hanno ritmi diversi e non è detto che un giocatore magari in Inghilterra un po' all'apparenza sul viale del tramonto non possa riuscire a far bene in Italia. Lo abbiamo visto anche con Smalling, vero che parliamo di ruoli diversi, però l'inglese era considerato un giocatore finito, un giocatore discontinuo, difensivamente distratto, una delle cause della crisi del Manchester United in quel momento. Ed invece col passare degli anni comunque è diventato un ottimo difensore, a parer mio uno dei migliori del campionato italiano. Ma restando su Nemanja Matic, io credo che tutti quanti abbiamo sottovalutato le qualità del giocatore in mezzo al campo, probabilmente anche per un inizio in cui ha dovuto faticare nel trovare una sorta di accordo in mezzo al campo con Brian Cristante. Tutto questo dovuto purtroppo all'infortunio di Wijnaldum che l'ha tenuto fuori per gran parte della stagione e che ha costretto Mourinho a sistemare un po' le carte in tavola, alternando un po' i vari Bove, Camara, eccetera, eccetera, ma soprattutto dando spazio a Matic e Cristante al centro del reparto. All'inizio non lo nego, il rendimento dei due giocatori non mi aveva convinto per niente, anche se non capivo perché molti giudicassero le prestazioni dei singoli giocatori perché semplicemente non si trovavano, come se magari la Roma non riesce a fare una bella manovra di gioco fluida, allora la colpa è di Matic e di Cristante. Secondo me, quando si analizza le prestazioni di ogni singolo giocatore, va preso anche quello che di buono ha fatto. È inutile dire che se una squadra gioca male, allora la colpa è di tutti allo stesso modo. Se c'è un giocatore che magari rispetto all'altro riesce a fare molto meglio e a non fare errori, va comunque sottolineato, e questo purtroppo all'inizio molti di voi non riuscivamo a farlo. Col passare del tempo, però, Matic è diventato sempre di più un giocatore fondamentale per il centrocampo della Roma, tant'è che finora ha totalizzato ben 37 partite in ogni competizione, considerando campionato, Europa League e Coppa Italia. Le caratteristiche principali le stiamo vedendo tutti, l'esperienza che chiaramente si porta dietro dopo i 35 anni comunque che a breve compirà, un giocatore che ha giocato prevalentemente in Premier League, e come vi ho detto, lì i ritmi sono molto diversi, in Italia puoi comunque dire la tua anche con un'età non più giovanissima, e soprattutto ha una grande lucidità, la capacità di analizzare in poco tempo qual è la scelta migliore da fare, sia in termini di intervento difensivo che di semplice passaggio al compagno, che può essere vicino o lontano. Chiaramente non parliamo di un tuttocampista, non parliamo di un giocatore che ti fa tutto il campo palla al piede, che si inserisce in area di rigore, che ti fa 100 km a partita. Però è un giocatore utile, di quelli che ti servono per forza per dare equilibrio in mezzo al campo, un giocatore che non ha paura, un giocatore che magari non è velocissimo, indubbiamente è un pochino lento, ma ha la testa e ha la mentalità per capire in anticipo su un giocatore che magari è più veloce di lui dove conviene intervenire. Magari, che ne so, io mi metto vicino a un giocatore che è più veloce di me, prendo l'esempio mio perché sono fondamentalmente lento, però sono intelligente, so che magari su quel pallone, su quella zona di campo bisogna andarci prima, quindi lo capisco prima dell'altro, e una volta che lui lo ha capito dopo di me, ormai non può farci nulla perché io ormai sono andato lì, sono riuscito a prendere il pallone. Questo era il semplice discorso. Attualmente a livello di statistiche siamo a un gol e tre assist, che comunque non è male se consideriamo che la Roma comunque non riesce a sfruttare magari appieno le qualità del centrocampo, e comunque considerando anche che ha giocato in un ruolo prettamente difensivo, un gol e tre assist secondo me ci possono stare per un giocatore che, come ho detto, era partito con l'idea di essere magari un'alternativa dei titolari e nulla più. Tra l'altro, uno degli assist è stato proprio nell'ultima partita contro la Sampdoria, in cui è riuscito a mettere un pallone perfetto in aria per il colpo di testa di Wijnaldum che ha messo dentro. Tra l'altro, Matic e Wijnaldum lo considero senza troppi
giri di parole, il centrocampo perfetto per la Roma in questo momento, magari non il più giovanissimo, ma per qualità tremendamente utile e importante. Tra l'altro, guardo un pochino anche di altre statistiche che mi sono segnato, solo 15 palloni persi in questo fino a questo momento, considerando le 37 partite, 86,2% di passaggi completati su 1053, considerando che la Roma comunque fa del possesso palla una delle sue armi, soprattutto in fase difensiva, avere un giocatore che non ti perde troppi palloni, bravo nei contrasti, che comunque si fa sentire, non solo con i propri avversari ma anche con i propri compagni, diventa fondamentale. Tra l'altro, finora ha la media di 3,5 passaggi chiave agli attaccanti a partita, e cioè possibilità di creare occasioni pericolose aiutandosi con gli attaccanti del nostro reparto offensivo. Poi che tra Ibrahim e Belotti siano riusciti a fare 6 gol in campionato in 2, considerando anche il loro minutaggio, è un'altra questione, però indubbiamente questa non può essere colpa di Matic. È un giocatore che si fa sentire, come ho detto, aiuta i compagni, dà sicurezza in fase di possesso palla e anche quando c'è, diciamo, da gestire il risultato. Poi è chiaro, anche lui come tanti altri è incappato in prestazioni un po' sottotono, però per quello per cui è stato preso, secondo me sta facendo ben oltre le aspettative, perché comunque arrivi a Roma a 34-35 anni, un po' come Mkhitaryan, credo che più o meno l'età sia simile, devi essere gestito, e cioè giocare il giusto, cercare un po' di gestirti un pochino a livello di minutaggio. Al contrario, Matic, anche per cause di forza maggiore, ha giocato più di quanto effettivamente ci si aspettasse, e nonostante ciò poche volte l'ho visto perdere la lucidità in mezzo al campo, e questo è fondamentale, perché comunque se tu giochi più di quanto potresti, se vogliamo, è facile che poi magari cali di intensità e fai prestazioni sottotono, e non dico che non potrà più farle in assoluto, però finora comunque ho visto anche una mentalità nel gestire le forze. Magari lui sa che in una partita ha un'ora di autonomia al 100%, allora, sapendo che magari non ci sono altri cambi disponibili, si gestisce un po', magari sa quando è che bisogna correre di più o di meno e riesce a portarsi a casa la pagnotta fino all'ultimo minuto. Secondo me anche questa è una qualità non indifferente. Da poco è stato annunciato il rinnovo di contratto fino al 2024, quindi comunque ci sarà un altro anno a disposizione per il giocatore, per vestire la maglia giallorossa e fare bene con i nostri colori. È chiaro, non possiamo pensare di affidargli le chiavi del centrocampo fino a che non avrà 40 anni, perché anche il giocatore più forte ha una certa, comunque ha bisogno di supporto e, come ho detto, ha bisogno di essere gestito. Però avere comunque un giocatore come lui in rosa, anche come panchinaro, anche come giocatore che dà una mano agli altri a livello emotivo, si fa sentire, ci parla, ci dialoga, può diventare importante. Non dico alla Ibra, perché comunque Ibra, tralasciando quest'ultimo periodo, è un giocatore, è stato tra i più forti in circolazione nel mondo, però comunque quel giocatore che aiuta anche i giovani a stare tranquilli se c'è magari un momento in cui bisogna gestire il risultato, in cui bisogna evitare di regalare palloni ai nostri avversari. Io credo che comunque possa essere utile sotto tanti punti di vista. Quindi, concludendo questo video, io reputo Matic uno degli acquisti più azzeccati comunque dello scorso calciomercato, sottovalutato da molti solamente perché è vecchio, perché non fa il gol da 30 metri, non fa giocate d'alta classe, dribbling, tunnel, però è utilissimo quando serve appunto equilibrio ed esperienza in mezzo al campo. Per uno come Mourinho penso che non ci sia giocatore migliore, e non è un caso infatti che per 3 volte abbia deciso di portarselo comunque con sé. Quindi sono contento di quello che ha fatto finora, ci auguriamo chiaramente che riesca a fare bene da qui fino a fine stagione e in generale da qui fino alla sua ultima partita che giocherà con la maglia della Roma. Detto questo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi invito, credo di averlo già detto ma ve lo ripeto, a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale chiaramente se vi va e se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre comunque Forza Roma! Ciao ragazzi!